Salve a tutti cari amici di The Abusive Game e dei videogiocatori della domenica. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di The Dark Picture Anthology, Man of Medan e di The Abusive Game. Qui è l'artefice Jake in compagnia. Lo specialista, Michel. E vi diamo il benvenuto in questa seconda parte del terzo atto. Ah, ma Tocca sono ancora ancora a me? io. Perché avevo fatto fame. Probabilmente questo è scriptato. O se no vogliono toglierti i comandi, com'è giusto che sia. Io Di qua, credo. sono ancora qua. Io sono un Brad. Questo Sì, qui è Brad. sì. Però io non lo sto Ottimo! comandando. È come Io quel dovrei film del ghiaccio con la essere nave e l'acqua. quello là alla Con meno radio. balli. Fanculo. Perché non ho una controfigura? Come stai dicendo questo? Ma questo sta lentamente impazzendo di suo, di natura. Prima cazzarone, ne ho ammazzati tre. Ok, Ci sono Conrad. 472 rivetti qui dentro e significa soltanto una cosa. Che sono qui da troppo. Ehi! Qualcuno si è fatto male? Ma sono spari Diamo questi? No, no, no. Due spari? Perché va giù? Sono i due spari di Sì, prima. certo. Perché? Perché? Ho quasi l'impressione che finirà schifio questo gioco. Secondo me l'hanno fatto un po' più difficile di Until Dawn. Perché tutti vogliono andare dove non devono andare. Calati i pantaloni. Calati nella nebbia, è Esatto. giusto, così. Dovesse succedermi una cosa del genere, sto fermo in un angolo, veramente, finché non diventa giorno, Muoio di sete, muoio prima di cosa. fame in un angolo. No, no, al massimo dopo 12 ore, se c'è buio, giorno diventa. E qua, quando diventa giorno, è Porco, tutta porco, un'altra porco, cosa! porco! Però è bello, fa più paura questo di Antidone. Chi è? Ma era tutta un'altra roba questa, eh? Si è impiccato uno. Tra l'altro non era Wilson. mica Brad. Ma va. No? Allora, prima di aprire la porta forse là c'è qualcosa che sbrilluccica. Le missioni di ricerca e recupero condotte nell'area hanno garantito risultati molto superiori alle aspettative. Purtroppo ora c'è una carenza di bare per adulti. Se doveste localizzare qualcuna delle persone scomparse all'impianto di purificazione dell'acqua, potrebbe... garantito risultati molto superiori alle aspettative. Purtroppo ora c'è una carenza di bare. Non sia la situazione ideale, ma tributare i funerali e i rispetti che merita, rientro a casa. Non possiamo fare altrimenti al momento. Porca puttana! E un po' di colpi vengono, Cazzo, quanto è grande questo posto? eh. Non c'è la nebbia qua, non c'è il fumo. Questo qua è il capo dei pirati. Sì,
stai impazzendo sicuramente. Io devo ancora prendere la calotta e spinterò oggi, non so, voglio andare a casa. È vero. Io non lo farei. Sul serio? Pensi sia la soluzione migliore? Cioè, ma con una mano riesce a usare quel martello? Che succede? Ah, stare attento che non gli cada addosso quel robo lì, che lo rompe. Ma che c'è anche qua? Risorto. Ma oh! L'oro! No, era fumo o era l'oro? È fumo. Non esiste l'oro, l'oro è il fumo. Ah, beh, ok. Sembrava oro. Non ne becco una, Ma te l'ho detto che è difficile, E cosa devo fare? Non c'era scritto. Attenzione. Cosa fa questa? Apre la porta, chiude la porta. La fai, ma non c'è la corrente? Ora, ora, ora! Occhio. Bisognava tenere schiacciato. Continuiamo a premere. Oh, devi scappare, esci, via, via, via. Va bene, le ho sbagliate tutte. È giusto. Te l'ho detto che è difficile sti cavoli di tasti. No, proprio l'ultima l'ho sbagliato perché... A parte che te la fanno sbagliare perché... Ti accorgi dopo che è tutto da premere. Rimani solo tu. Almeno lui salvalo. Puttanis! Il vigile! No! Lo spinterogeno! Ce la faccio, ragazzi! Ce l'ho da solo! Prego. Mi salvo! Fate che dovrebbero comunque venire a prenderti per quanto mi riguarda. Io avrei preso il suo orologio così, tanto per... Secondo me anche se facevi giusti tutti i tasti ma non l'ultimo di tenere, continuare a premere quadrato,
È già il giorno, quindi è già una buona cosa per quanto mi riguarda. Secondo me Brad non può neanche morire. O dici che anche Brad... Allora, sul retro del gioco c'è scritto tutti i personaggi giocabili possono morire. Le tue scelte determineranno il loro destino. Oh, muoio adesso a far partire la... Ecco, figurati se va. No. Ci siamo. Duke of Milan. Beh, è stata una strage, eh. Così, non aspetta neanche gli aiuti, che verranno qui inutilmente. Soccorrono i morti. Anzi, gli aiuti iniziano a respirare il fumo anche loro. Magari anche la radio era un'invenzione. Ah, è vero. Vediamo cosa ci dice. Non è finita. Attenzione, io terrei le mani sul joystick. Esatto. Cosa c'è? Perché si guarda intorno? Non era molto convinto. No. Cioè no, fatemi capire questa scena. Non era convinto. È vivo. Ah. Adesso ci vanno a vedere tutti i morti, tra l'altro con la stessa espressione. Adesso me ne dispiaccio perché... sai quanto mi dispiace io dei miei. Ma puoi salvarlo questo. Fliss? Questa poi era salvabilissima. Sarà già diventata questa. Un cadavere. Era salvabilissima questa. Si è mantenuta bene lei nell'acqua. E non ci dice niente il... Secondo me poi il curatore dirà qualcosa. Dai, non può finire così. Dici che finisce così? Mi ha fatto un danno. Bene, vero? Direi che è andata bene. Se parli magari. Forse è meglio che non parli. È finita. Game over. Capolinea. Almeno per ora. Ma è sempre possibile riprovare. Vedremo se andrà meglio la prossima volta. Non è un lieto fine. O forse sì. In fondo dipende da cosa ci rende felici, giusto? Posso dire che quando cala il sipario c'è sempre chi è pronto... E chi no? È tutta una questione di scelte, in fondo. Scelte compiute in tutta fretta, in preda al panico, con il cuore invece che con la testa. O viceversa. Scelte le cui ripercussioni potrebbero manifestarsi solo più avanti nel tempo. Perché avranno ripercussioni. Ci sono sempre ripercussioni. Ci incontreremo di nuovo, magari a Little Hope, o magari altrove, chissà. Ma accadrà. Questo è più che certo. È inevitabile. Secondo me questo è un richiamo al prossimo gioco, anche quando abbiamo visto il bambino là, l'impiccato. È uscita l'indicazione Memorial Little Hope. Lui adesso ha citato Little Hope. Secondo me è il prossimo gioco. Ma visto che adesso sarà selezionabile, seleziona scena. Vogliamo provare a rifare l'ultimo e salvare Conrad. Ti dispiace così tanto? No, però è così, tanto per vedere qualcosa di diverso. Probabilmente falliremo di nuovo.
Magari se lo salviamo parlano sulla nave di qualcosa Sì, piuttosto che fare e una non fa scena. lo sguardo perso. Tutto sommato è stato un... Ah, Ma no! il cinese non era morto, però morirà, te lo dico io. Sopravvive il cinese è un grande. Finale aperto. Vedi che gli aiuti sono arrivati. E quello là è andato via. Sono andato via. Sì, ma gli aiuti se Dall'esercito. respirano anche loro il fumo. Fossi in voi non andrei. È la stessa cosa. Quindi comunque la nave è La veramente lì. nave ha inviato un SOS dal nulla. Beh, forse è davvero una nave fantasma. Ma sono in due, in due! E vanno dove noi non siamo mai andati. No, no, siamo andati, All'inizio sì, c'era forse ancora anche Peppino. eh. Ehi, No, forse no. e questa cos'è? Spero che quel foulard serva a qualcosa. Sì, ma in due. Le bare piccole che dicevano. Bene, stai pronto che ci sarà l'ultimo Sì, ma saltone? non tirano fuori neanche una pistola né niente. Perché Sono due dovrebbe... imbecilli questi. Il Cazzo! cinese ammazza tutti, non ci posso credere! Cinese, grande. Adesso guida l'elicottero e va via. Sto deduco che sia un altro episodio. E secondo me abbiamo visto un ricordo di questo. Ho già paura, eh. Ho già paura del prossimo episodio. Vedi che era lì talò. Pregusto già. The Dark Picture Anthology, Little Hope 2020. No, ma il cinese che ammazza... No, cazzo. Tu sei una persona non grata Una comunque. persona brutta. Bello, bello, mi è piaciuto. Sono già in attesa di Little Hope che prenderemo sicuramente. Mi è piaciuto molto il finale. Ti lascia un po' Ciao, quel... ciao. Discreti jump scare, però ci volevano. Sono stati belli. Forse è effettivamente un filino troppo difficile. Prego! Ah, quella io. Ma io ho già fallito prima. Devo farlo Volevo io. farlo fare a te. Sappiamo già come finisce. Secondo me puoi sbagliarli tutti. Ricordati quando che sei No, lì però alla se non sbaglio porta, all'inizio, magari non succede la nel porta. caso l'ultimo è tante volte. Era quadrato, vero? Quadrato. Quadrato sempre. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Non ci posso credere! Rifallo, rifallo No, subito. vaffanculo! Bravissimo, bravissimo! Bam! Giusto perché non avevi fatto morire Conrad. Anche Ero stavolta. convinto fosse triangolo, ero già lì pronto col triangolo! Ma poi è velocissimo, è troppo veloce. Adesso qua c'è il pugno se non mi Per uno sbaglio. che non è un pro Via da lì, gamer non è forza! facile. Adesso devo schivare il pugno. L'ho schivato. E l'ho Bravo! dato. No! E in teoria io l'ho dato. Cosa devo premere? Anche secondo me. Se non mi dicono cosa devo premere. Ora qui la risposta è O dovevo premere indifferente. R2. Ma se non esce scritto, uno come fa a sapere? Adesso cosa faccio? Faccio È la subito. stessa roba, sì, fai ora. Tante volte quadrato, cerchio. Cristo. Ora, ora!
Sì, ma poi questo qua, cazzarola, è... mortale, Cristo santissimo. Presto, forza, fuori! Subito! Buono. Buonissimo. Attenzione perché potrebbe non essere finito. Sblocca nuova scena. Ma guardavo, ci si salvava. Oh, già adesso ha più senso. Ha più senso. Mi è andata bene per un soffio. Cazzo, è vivo. Quindi comunque c'è un altro... c'è un'altra possibilità di rigiocabilità. Con calma me lo porterò a casa e vedrò cosa si può fare. Poi un giorno ti manderò il trofeo che li ho salvati tutti. Non avere fretta. Però ci... sì, esatto, ci vuole tempo. Perché la cosa difficile qui non è... prendere decisioni, ma avere... realizzarla proprio, la decisione. Avere la velocità e schiacciare il tasto giusto. Che facciano due parole almeno adesso. Ah, già, è vero, ci sono. Abbiamo fatto per questo. Non si parlano. Elaborano il lutto, però sulla barca fanno per parlare. Ok, è ora di scoprire se funziona. È quasi il dubbio che non parleranno, ma guarderanno tutti e due l'infinito. Però magari sono un po' più contenti. No, uno è seduto e l'altro è in piedi. Giocano a briscola. Lui faceva sempre così. Se ero arrabbiato o deluso, sparava un mare di cazzate sulle realtà parallele e su tutti gli universi possibili e immaginabili. E per quanto la situazione sembrasse tragica, c'erano sempre almeno due realtà in cui le cose andavano peggio. Avevi ragione, fratello. Avevi ragione, cazzo. Ma chi guida? E finalmente, dopo questo discorso ci schiantano adesso. Muoiono tutti e due. Abbiamo realmente concluso Man of Medan. Ripeto, è stato piacevolmente sorprendente. Praticamente... forse un po' troppo lunghi i caricamenti, se... è vero, sì, anche i caricamenti delle scene. Però sarebbe curioso anche scoprire il dialogo finale... con tutti. Con tutti, esatto. Perché cambierà sicuramente. Secondo me se si salvano tutti cargano su anche il cinese. No, il cinese mi sa che è impossibile. No. Bene, dai, bene, bene, bene. Bello, mi è piaciuto molto, soprattutto il finale. E poi... non c'era quel... sinceramente non c'era quel... quella cosa come Until Dawn che era la prima volta. Esatto. Comunque più o meno sapevamo allora, un po' sì, come... però secondo me sai che è stato molto meglio le visioni del gas, del Wendigo, tanto per dire, forse. Come a livello di paura. Paura. Però queste qui forse certe volte me ne aspettavo un sì, po'. Sì, le chiamavamo. Invece... Until Dawn eravamo più impreparati, era la prima volta e ci ha fatto un po' più paura, più...
Però bello, bello anche questo capitolo e secondo me Little Oop. Hope sarà ancora più bello. Ma visto che abbiamo fatto 30, fare 31, contenuti speciali e collezioni, cosa ci siamo beccati? Niente, credo che ci siamo beccati. Qua mi sa che ci sono i quadri e non ce ne siamo persi un bel po', secondo me. Eh sì, quelli lì sono tutti posti vuoti. Però abbiamo beccato uno, questo qua, è oro. Che è Little Hope, tra l'altro. È una premonizione già di Certo, Little Hope, certo, ho capito certo. adesso io. Eh sì, questo è tutt'altro gioco. Se tu non hai quel gioco qui non sai Non cosa puoi potrebbe capire. succedere. C'era ancora qualcosa però sbaglio. Questi sono quelli che sbloccavamo Sì, tutte le cose in che alto a leggeva, sinistra esatto, quando sì. usciva la cosa. O no? Ah no, sono le cartelle queste. Sì, tutto quello che trovavamo. Ma scusa, prova a cliccare su 8. Ah, ok, quelli sono quelli che non abbiamo preso, quindi non ne Sì. abbiamo presi un bel po' comunque. Ragazzi, questo walkthrough su Maze of Medan finisce qui. Non so che altro dire, vuoi dire qualcosa? No, l'esperienza è stata piacevolmente sorprendente. Il fatto che questo sia il primo capitolo della Dark Picture Anthology che abbiamo scoperto avrà il suo secondo episodio con Little Hope mi fa ben sperare, perché uno dagli errori impara, quindi se ci sono stati errori qui in Little Hope, gli sviluppatori creeranno qualcosa di meglio. Non vediamo l'ora che arrivi. Sono stati più i nostri di errori che Sì, i loro. poco ma sicuro. Per oggi è tutto, dall'artefice Lo Jack. specialista, Michel. Alla prossima. Ciao belli.